Amici sportivi, lettori di Calcio Napoli 1926.it, buongiorno, ben ritrovati alle nostre flash news. Il rinnovo di Rino Gattuso fino al 2023 è sempre più vicino. Un accordo che ricorderete era già stato formalizzato il 30 ottobre, ma poi rimandato quando, prima di Natale, i legali del tecnico calabrese ex Milan avevano procrastinato il tutto a causa di alcuni cavilli legati appunto ai diritti d'immagine dei contratti di alcuni membri dello staff del tecnico. Quindi legati anche ad alcuni cavilli, legati anche ad alcuni bonus degli stessi. Ci sarà quindi la firma del contratto in barba a tutte le polemiche che si stanno portando avanti attorno al tecnico, che ha vinto solo due delle ultime sei gare in campionato, ma De Laurentiis è sempre convintissimo che la progettualità del Napoli girerà intorno a questa figura, all'uomo e al tecnico Gennaro Gattuso. Un rinnovo quindi che ci sarà molto probabilmente anche prima, insomma, della fine dell'anno. Per quanto riguarda il mercato, punto importante sicuramente della stagione del Napoli, oltre agli affari in uscita che sono diversi ma per ora sono bloccati a causa degli infortuni in attacco, soprattutto quello di Osimhen che impedisce la partenza di Llorente, Giuntoli è alla ricerca di un terzino sinistro. I nomi sono diversi, c'è la possibilità di acquistare Kieran Tierney dell'Arsenal, ex giocatore del Celtic, cresciuto appunto nelle strutture giovanili del Celtic come Robertson, terzino sinistro del Liverpool. Abbiamo poi Junior Firpo, un terzino giovanissimo che appunto gioca nel Barcellona e che ha impressionato Giuntoli proprio nella gara di Champions League, ma il nome più caldo resta sempre quello di Emerson Palmieri, che ha più motivazione appunto a tornare in Italia proprio per potersi mettere in mostra per poi poter giocare gli europei ed essere chiamato da Mancini nel prossimo giugno. È chiaro che poi tra l'altro i rapporti tra Napoli e Chelsea sono anche ottimali a causa degli scambi che già sono stati formalizzati in passato, soprattutto penso a quello di Jorginho e a quello di Timo e Bakayoko, che adesso è a Napoli in prestito oneroso. Per quanto riguarda Osimhen, la situazione è davvero incomprensibile per quanto riguarda il nigeriano, che dopo le terapie effettuate in Belgio è tornato positivo al Covid. Ieri ha effettuato un ennesimo tampone, un altro tampone, un secondo tampone, ed è risultato ancora positivo. Questo significa chiaramente che dovrà aspettare ancora tempo prima di negativizzarsi e poi tornare agli allenamenti, ma Gattuso ha dichiarato che, insomma, i suoi problemi alla spalla non sono risolti, hanno coinvolto anche il braccio, che queste terapie non hanno funzionato come avrebbero dovuto, per cui è probabile che Osimhen, insomma, essendo valutato poi giorno dopo giorno, salterà anche il mese di gennaio con tutti gli appuntamenti chiaramente adesso connessi, come soprattutto la Supercoppa italiana. Quindi una situazione che si fa veramente difficile, soprattutto da decifrare e da comprendere. Non si hanno per adesso notizie di un tempo di recupero ben stabilito e preciso. Con questa notizia noi abbiamo chiuso, ci sentiamo domani, appuntamento sempre qui con le nostre flash news. Arrivederci.